Fratelli d'Italia vuole cambiare le carte adesso e dice: vabbè, vogliamo adesso avere dei posti in più, vogliamo avere delle presidenze di commissione, vogliamo avere la vicepresidenza della regione, vogliamo cambiare perché è cambiato l'assetto politico. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste, la risposta è col cazzo! Col cazzo! Questa è la risposta. L'invettiva dal palco della Festa del Popolo Veneto è presto diventato un caso, anche se non è la prima volta che Bulldog Roberto Marcato mostra fastidio nei confronti degli alleati. Autonomisti da un lato, patrioti dall'altro, l'affinità sembra solo elettorale, non elettiva, anche guardando al Consiglio regionale, dove nelle scorse ore si è avviato l'iter di legge con cui si doterà la regione di un inno del Popolo Veneto. Al voto contrario delle opposizioni si è aggiunta l'astensione di Fratelli d'Italia. Apriti cielo, ed è così che le parole pronunciate a Montorio Veronese da Marcato segnano un solco nel rapporto tra forze del centrodestra. All'orizzonte le regionali 2025, così lontane, così vicine. E se la mettono via, se ci sarà il terzo mandato, lo farà ancora Zaia. Se non ci sarà il terzo mandato, se la mettono via tutti, Fratelli d'Italia, Forza Italia, PD, sarà ancora un candidato della Lega. Punto. Dichiarazioni che sono deflagrate in giornata. Lo stesso coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, si appella a Zaia. Al netto del linguaggio e dei modi decisamente volgari dell'assessore Marcato, Fratelli d'Italia non chiede poltrone, non chiede posti, non lo ha mai fatto. Fratelli d'Italia fa un ragionamento politico di condivisione e di coinvolgimento nelle scelte della regione. Starà poi al presidente Zaia capire o cercare di vedere quanto coinvolgimento vuole da parte del nostro partito, dei nostri consiglieri regionali, anche alla luce sì dei risultati che ci sono stati, ma anche alla luce del fatto che ci siamo sempre dimostrati leali e corretti e che vorremmo essere più coinvolti anche nelle scelte regionali. Tutto qua. A confermare la linea è anche il responsabile enti locali dei meloniani, quando mancano meno di 2 mesi alle amministrative per 49 comuni del Veneto. Non è che ci si stracci le vesti, ecco, se non ci verrà riconosciuto qualcosa. Quando sarà ora, probabilmente ce la prenderemo e poi dopo però i ragionamenti li faremo noi. Noi ce la mettiamo anche via, però attenti a porsi sempre in sta maniera qua. A me non è il mio modo di fare, poi anche, insomma, lo strumento che no, ha detto di adoperare Marcato, magari lo adoperiamo per fare dell'altro. Tensioni quindi alle stelle e un avviso ai naviganti arriva proprio da Zaia. Nella giostra della politica fa intendere si sale e si scende. Abbiamo dei compagni di viaggio, ce li abbiamo a livello nazionale ma anche a livello locale. È pur vero che se ad ogni elezione dovessimo cambiare la compagine diventerebbe anche poco comprensibile per i cittadini. Parlo anche nell'interesse della nostra controparte politica, che poi dovrebbe giustificare il fatto che ad ogni elezione magari tu chiedi il riconoscimento, cosa che è accaduta anche per la mia parte politica quando crescevamo tanto, ma avevamo ovviamente le amministrazioni che avevano già deciso e abbiamo accompagnato fino alla fine.